al Gattopardo, affinché tutto cambi, bisogna che tutto resti uguale, no? Diranno a un certo punto. E questo è l'emblema di questa scena, è la scena in cui i signorotti, i nobili, prima borbonici, adesso cambiano aspetto. Prima hanno foraggiato il brigantaggio, sono stati quelli che speravano nel ritorno del Borbone, adesso si rendono conto che oramai l'Italia è fatta e non bisogna più essere contro il regno d'Italia, ma esserne a favore. Quindi tornano in auge cambiando tutte le carte in tavola, ma rimanendo col loro sedere nei loro possedimenti. Siamo riuniti qui oggi allo scopo di costruire templi alla virtù e di scavare oscure e profondi prigioni al vizio. Bene, fratelli, possiamo sederci. Dobbiamo decidere quale deve essere il nostro comportamento di fronte ai fatti nuovi che stiamo vivendo. Appunto, riflettiamo. È vero, abbiamo appoggiato l'impresa di Garibaldi, ma poi, impauriti dagli eccessi di quella masnada, abbiamo ritenuto più utile sostenere la reazione borbonica. E così abbiamo fatto, nella certezza di vedere garantiti i nostri diritti. Oggi, però, il basso popolo sta alzando troppo la testa. Pastori che si credono generali, cafoni che si atteggiano ai nostri pari. D'altro canto, i piemontesi si sono dimostrati molto vicini agli onesti e sinceri galantuomini come noi. E allora dobbiamo decidere che cosa fare. Ma sentiamo il parere della Santa Chiesa. E cosa volete che vi dica? Certo. L'espoliazione dei beni ecclesiastici è stata un'offesa a Dio e ai santi. Ma i tempi corrono e le novità volano. E poi appare chiaro che l'Europa ha voltato le spalle ai Borboni. E noi cosa possiamo fare se non chinare il capo avanti al volere di Dio? D'altronde, questi reazionari non rispettano nulla e nessuno. Diamo fiducia ai piemontesi, che stanno mostrando la volontà di garantire le giuste regole. Così cambierà tutto, ma nulla cambierà per noi. E quindi? E quindi dai le istruzioni al tuo uomo. Cecchino, fai entrare Caruso. Caruso, prego. Ecco Caruso. Don Mimì, mi avete fatto chiamare? Sì. Avete ordini per me? Comandate, comandate pure. Peppino, ora dobbiamo collaborare con le autorità e dobbiamo mettere fine a questo putiferio. A posto. Peppino, tu ti devi far prendere e collaborare con il generale Pallavicini. Collaborare col generale Pallavicini. Sì. Ma Mimì, ma quella a me mi sta aspettando per farmi botto botto, se mi piglia mi fucile. Ehi, fucilare, che parola grossa! E secondo te, la parola nostra, la parola di galantuomini e della Chiesa, non conta niente. Ma al massimo ti farai un anno di prigione, ma bella comoda comoda. Aiuta il generale Pallavicini a prendere quei criminali ed in poco tempo ti ritrovi pulito. E magari pure con lo stipendio da graduato dei forestali. Che? Non ti fidi di noi? Non ti fidi di Don Mimì tuo che ti ha sempre protetto? Don Mimì, ma è questa veramente la vostra volontà? Stai tranquillo, papì, stai tranquillo. Don Mimì, se questa è la vostra volontà, io non posso fare altro che obbedire. Bravo, bravo, bravo. Vai, non ti preoccupare. Bene, mi pare che tutto a posto. Possiamo anche togliere la seduta. Eh? No, no. Manca una sola cosa.
C'è chi? Io? Togli quella bandiera, che mi ribolle il sangue solo a vederlo. E metti la madre bandiera nostra. E lì per me, e lì per me, e lì per me. E speriamo che questo non sta buono. La nostra madre bandiera, eccola. Oh, è così. A posto. Bravo, a posto.